Cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo come di consueto con l'andamento della curva pandemica sul territorio nazionale. Restano alti comunque il numero dei contagi con il più recente bollettino della Protezione Civile che certifica 12.715 nuovi contagiati a fronte di 298.010 tamponi, comprensivo non solo dei tamponi molecolari, ma come avviene ormai da qualche settimana anche dei test antigenici. Il tasso di positività è sceso al 4,2% e si contano però anche 421 deceduti. Sul punto ascoltiamo l'analisi dalla cabina di regia di Gianni Rezza. Questa settimana il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese tende leggermente a diminuire e l'incidenza, che rimane ancora elevata, si fissa intorno a 289 per 100.000 abitanti. In leggera flessione anche l'RT, che è di 0,84 a livello nazionale. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti di terapia intensiva, vediamo una tendenza alla leggera diminuzione, tant'è vero che stiamo intorno ha un indice di occupazione del 28%, quindi di poco al di sotto della soglia critica. Questo miglioramento, anche se lieve, è la conseguenza delle misure che sono state prese nel corso dell'ultimo mese, per cui bisogna continuare a mantenere dei comportamenti prudenti. Arrivato anche il bollettino per quanto riguarda la Campania con 1.366 nuovi positivi, con 1.220 asintomatici e 30 sintomatici a fronte di 17.345 tamponi effettuati, di cui 2.809 sono invece test antigenici. I deceduti sono stati 22, di cui 8 nelle ultime 48 ore e 14 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 1.330. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione della regione ne sono occupati 92, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria, 3.160 i posti tra offerta pubblica e privata a disposizione, ne sono occupati 1.435. Ora la situazione vaccini, perché dopo i tagli annunciati da Pfizer e AstraZeneca, anche Moderna ha annunciato comunque delle problematiche relative alle consegne. C'è stato nella giornata di ieri un incontro tra il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e i presidenti delle regioni per andare un po' a rivedere quello che è il piano vaccini, che dovrà essere adeguato mano a mano a quelle che saranno le nuove erogazioni. Era anche presente il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Intanto, secondo quelli che sono gli ultimi aggiornamenti, sono oltre mezzo milione le seconde dosi di vaccino Covid inoculate in Italia, per un totale di 1.895.483 somministrazioni. In data odierna, inoltre, è previsto l'arrivo delle 66.000 dosi del vaccino Moderna, che saranno poi distribuite alle regioni già a partire dalla giornata di domani. Dal prossimo 1° febbraio tutta l'Italia, o comunque quasi tutta l'Italia, tornerà in zona gialla, comprensivo anche di Lazio e Lombardia, con la regione del nord che è passata da poche settimane dall'essere rossa a essere appunto gialla. Restano solo arancione Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige. È stato questo il provvedimento del ministro della Salute Roberto Speranza. In ogni caso, nonostante la zona gialla, resta fermo il divieto di spostamento tra le regioni, come comunque previsto dall'ultimo DPCM, ed è stato comunque precisato nella conferenza stampa presso il Ministero della Salute da parte della cabina di regia. In ogni caso, grande soddisfazione perché l'indice RT è in discesa allo 0,84. Fanno sapere fonti di governo che le misure hanno comunque funzionato e c'è stato un grande rispetto delle normative da parte dei cittadini. Ora un fatto di cronaca perché a Firenze, mentre i bulli circondavano una tredicenne e la compagna di scuola, che da mesi era diventata una stalker che la picchiava e la offendeva,
c'è anche chi ha ripreso tutto sul proprio smartphone al grido di "è buono per Instagram". Adesso la vittima è chiusa in casa ed è da più di una settimana che non va a scuola e sul volto ha le ferite delle percosse che sono state medicate al pronto soccorso con prognosi di una settimana. A raccontare al quotidiano La Nazione questo ennesimo episodio di bullismo è stato proprio il padre della studentessa che frequenta la scuola nel quartiere di Firenze Nord. Da mesi i bulli, in particolar modo una coetanea particolarmente violenta, tormentavano la studentessa e già a Natale era stata picchiata e non aveva più smesso di ricevere questi tormenti. Al pestaggio avrebbero assistito anche una decina di ragazzini, avvenuto presso i giardini pubblici di San Donato a Firenze. Durante le botte la vittima sarebbe stata anche canzonata e qualcuno poi si sarebbe accertato che non avesse filmato la scena sul telefonino, anche se poi in realtà queste immagini sono già state divulgate sui social. C'è comunque non solo un'indagine da parte della scuola, ma anche una più stringente da parte dei carabinieri. Ci spostiamo ora a Napoli, a Ischia per la precisione, perché una coppia di sposi ha deciso di festeggiare la loro nuova unione con una cena al ristorante insieme agli invitati, ma sono arrivati sul posto i carabinieri a seguito di una segnalazione, sorprendendo appunto i novelli sposini insieme agli altri 17 invitati. Sono stati tutti identificati e sanzionati per aver violato le normative anticontagio. Stessa sorte è toccata anche al proprietario del ristorante, che in aggiunta si è visto combinata questa multa e la chiusura temporanea della sua attività. A Caserta continuano a salire nuovamente i positivi, con il più recente bollettino dell'ASL locale che fa registrare 180 casi su 1.991 tamponi processati per un tasso di incidenza del 9%. Nell'ultimo bollettino si certificano anche 8 vittime registrate nelle comunità di Arienzo, Camigliano, Presenzano, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, Santa Maria Capua Vetere e Trentola Ducenta. La città con il maggior numero di attuali positivi resta ancora Maddaloni con 259, c'è poi Marcianise e Caserta con 158 e San Felice a Cancello con 141. Chiudiamo con il calcio. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia, impegno del Napoli alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona contro il Parma. Emiliani che però sono bestia nera dei partenopei, perché dal ritorno del Napoli nella serie cadetta i gialloblu hanno vinto per ben 4 volte a Fuorigrotta. Solo la Roma con 5 successi ha ottenuto più vittorie nell'impianto casalingo. Gattuso rilancia Di Lorenzo e Bakayoko, che sono tenuti a riposo, al pari di Petagna, che è stato preservato proprio in vista di questa particolare partita. Per il resto Lozano ritorna a destra e si potrebbe partire con il 4-3-3 con cui Gattuso ha iniziato la sfida contro lo Spezia. Per quanto riguarda invece la formazione ducale, D'Aversa deve fare a meno di Valenti, Lorini, Bruno Alves e Caramò e dovrebbe riproporre l'11 delle ultime prestazioni con Conti a destra e Osorio al centro della difesa con Jacoponi, in attacco Tridente con Kurtic a supporto di Gervinho e Cornelius. Anche qui non è escluso però un passaggio al 3-5-2. Intanto destano preoccupazione le condizioni di Dries Mertens, che è rientrato in Belgio per accertamenti ulteriori alla caviglia, perché c'è un rischio molto possibile di uno stop di altre 3 settimane. Dopo 4 vittorie consecutive, stop in trasferta per la casertana, sconfitta sul campo del Foggia. I falchetti hanno perduto 1-0 con la rete di D'Andrea nella prima frazione di gioco, interrompendo appunto questa striscia di vittorie consecutive, nonostante comunque una buona prestazione effettuata. Questo è il pensiero non solo del tecnico Federico Guidi, ma anche del calciatore del Grosso. Li ascoltiamo in conferenza stampa. C'è rammarico perché penso che la squadra abbia espresso un buon calcio, ha fatto la partita praticamente sempre per tutta la durata della gara. È vero che il Foggia è stato bravo a
saper sfruttare i nostri 3-4 errori dove ci ha costruito poi la partita, sia l'occasione del gol e le altre 2-3 occasioni che ha avuto su passaggi errati nostri. Però ecco, la squadra secondo me si è espressa bene. Siamo mancati forse negli ultimi 20 metri, nell'ultima scelta, nell'ultimo passaggio. Però ecco, penso che forse sul campo un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. No, ma infatti i ragazzi hanno fatto quello che gli era stato chiesto. Memore della partita che avevamo giocato all'andata, anzi, meglio dire, non giocata all'andata. Oggi la squadra ha espresso, ha dominato il campo, ha dominato la palla. Poi chiaramente la mole di gioco bisogna essere più bravi a concretizzare e a creare occasioni, ma sapevamo allo stesso tempo che il Foggia ha questa intensità di pressione, di pressing, è una squadra, dai numeri si dice questo, perché insomma delle 59 squadre della Serie C è la squadra che fa più falli e questo è un modo di giocare, è una squadra iperaggressiva. Sono giocatori estremamente dinamici, quindi sapevamo che non dovevamo metterla da quel punto di vista lì, perché è un loro modo di interpretare le situazioni. E la squadra ha giocato, ha fatto correre la palla velocemente. Ripeto, dovevamo essere più bravi, più veloci a scegliere l'ultimo passaggio, perché nell'ultimo terzo di campo qualche movimento e qualche scelta è stata errata e secondo me ci ha precluso di creare occasioni. La squadra ha interpretato bene la partita, ci abbiamo messo l'anima, abbiamo giocato veramente a tratti un grandissimo calcio, ci siamo anche divertiti. L'unica cosa, c'è l'amaro in bocca perché non abbiamo portato a casa un risultato positivo. E niente, dobbiamo archiviare subito un incidente di percorso e mercoledì avremo un'altra partita dura e cerchiamo di tornare a sfoderare prestazioni e a portare a casa dei risultati positivi. Il calcio purtroppo è da una parte e per fortuna da un'altra è fatto anche e soprattutto di episodi. Potevamo sfruttare meglio i nostri. Però rimane la grande partita, la grande trama di gioco, la grande compattezza e il grande coraggio di venire a Foggia, di avere noi il pallino in mano, il gioco, diciamo così, e l'abbiamo dimostrato. Giocavamo soltanto nella loro metà campo. E quello è il dispiacere. Abbiamo preso un cross, un tiro, credo, è un'occasione loro e ci hanno punito, perché se no non mi ricordo, forse una parata di Avella il primo tempo, poi sì, un contropiede forse, ma perché noi eravamo a trazione anteriore per recuperare la partita, ma la Casertana ha fatto una grandissima, grandissima gara e nient'altro, ecco, rigore netto, non c'è niente da dire, insomma. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguo di domenica.